Cosa si intende per canna specifica da galleggiante? A differenza di qualsiasi canna da tremarella, bombarda, comunque da, tipica da striscio per la trota lago, la canna da galleggiante si contraddistingue principalmente per la lunghezza, infatti sono tendenzialmente canne lunghe come in questo caso 4,80 m o 5,80 m, sono quasi sempre dotate di un blocco teleregolabile, come in questo caso, che consente di utilizzare la canna stessa anche ad una lunghezza inferiore di circa un metro rispetto alla lunghezza totale. Inoltre, l'azione di pesca di una canna da galleggiante è più pronta, più di punta, vale a dire che avremo un fusto più rigido e una vetta altrettanto sensibile, in modo da essere pronti in fase di ferrata. There's no denying. We've been high.